Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Icassiro e oggi stiamo facendo un ritorno, diciamo, dei mini slime. Però faremo il confronto tra slime normale e slime con la Skifidol Pasta Butter, quella che non mi piaceva e che si è aperta adesso. Quello in cui metteremo la pasta dobbiamo ancora farlo, infatti lo faremo proprio adesso nel video. E mi è caduta la colla. Allora, direi di non metterne molto. Ecco, sì, va bene. Magari se riusciamo a zoomare un pochino e a spostare la telecamera. Ecco qua. Magari se riesco. Ok. Il colore lo darà dopo la pasta. Ora aggiungiamo la schiuma da barba. Ne metto poca perché dopo ne metteremo ancora. Un po' di bicarbonato. Sembra tanto, ma con questa colla ce ne vuole un po'. Ok, mi è avanzato giusto un pochino. Anzi, lo metto qua da parte. Mescoliamo. E come si può vedere, fa già una specie di piccola reazione. Sperando che non cada. Ora aggiungiamo un altro po' di bicarbonato e l'addensante. Utilizzo il detersivo perché ho soltanto questo. Se sentite un po' il mio respiro perché quando faccio i video mi viene da respirare molto forte. Perché non mi spiego il perché, però mi devo calmare. È ancora un po' liquido, quindi ci vuole ancora del bicarbonato. Sono un po' raffreddata, scusate. Ancora appiccicosa, perfetto. Vedete quando dico che di bicarbonato ce ne va un po' in questa colla? Di solito non era così. Si vede che è il detersivo. Ah, comunque la pasta dell'altro video si è sciolta. Non posso più utilizzarla. Si è proprio sciolta. Ce la posso fare a farla addensare. Ok, così lo slime sembra brutto, ma in realtà è normale che fa così. Ecco qua la terza consistenza. Adesso sposto la roba perché mi sono un po' rotta le scatole. Ora dobbiamo aggiungere la pasta butter. Aggiungerò questa qua, che in realtà è viola ma sembra marrone. È un viola un po' scuro. Ed è anche secca, guardate. Cioè, una roba improponibile. Se proviamo a mischiare, non sembra a primo impatto proprio una roba bellissima. Sperando che diventi bello.
Per favore, slime, fa che non sia un fail. Magari noi ci vediamo tra poco. Ok, sono tornata. E la messa a fuoco se n'è andata. Ok. Cioè, è diventata viola, ma ha lasciato tutti i grumi. Che schifo. Vi dirò, la consistenza è molto bella perché è uno slime normale. Diciamo che non va a cambiare proprio le caratteristiche di uno slime. Se adesso magari prendiamo questo, che è anche un po' più piccolo, sentiamo addirittura che questo è più duro e questo è molto più morbido. E adesso faremo una roba che mischieremo. Ecco, l'italiano se n'è andato, però abbiamo mischiato i nostri slime. E sta venendo anche bello. Comunque, se vedete sotto i miei video che c'è una certa Francesca Massantuono che dice di non seguirmi, non vi preoccupate, è una mia amica. Mentre andiamo in giro lei si diverte a fare questi scherzi, non vi preoccupate. Naturalmente scriverà anche qua sotto perché guarderà i miei video. Lo slime è venuto bene, magari adesso togliamo lo zoom, ok? Ed è venuto benissimo. Guardate, ha riempito praticamente tutta la ciotola. Poi magari mettiamo gli eccessi qua e devo andare anche a lavarla questa ciotola. Anzi, tutte e due magari. Ed è super fluffoso. Se sentite che ci sono delle voci, sono i vicini di casa che continuano ad urlare. Non è colpa mia. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate con qualche genere di video che vorreste vedere nel mio canale. E seguitemi su Instagram e su Musical.ly. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!